Buonasera, popolo di Ou. Quest'oggi abbiamo un appuntamento molto molto intrigante a cui tenevo particolarmente. Infatti, come vedete dallo schermo condiviso che è svetta nella vostra pagina Facebook, ci sono io in compagnia di due bravissime traduttrici, Laura Nunziati e Arabella. Allora, sarebbe dovuta essere presente con noi anche nella Banti, ma per motivi tecnici non ha potuto partecipare dal vivo attraverso ovviamente il live stream come stanno facendo le sue due colleghe, ma è stata così gentile da scrivermi le risposte a vari quesiti e domande che faremo alle nostre ospiti in un documento di Word, per cui ci penserò io tra un intervento e l'altro delle nostre ospiti a dare voce effettivamente a Nela. Dovrebbe essere presente in chat, comunque se le volete rivolgere qualche domanda, per cui ecco, non siete timidi, non fatevi problemi anche se non è qui presente con la voce e insomma tempestatela di domande e fatele sentire il vostro calore, anche perché ovviamente i problemi tecnici possono capitare, le linee in Italia sono quelle che sono, per cui insomma facciamo del nostro meglio. Io mi presento di nuovo, sono Manuela Soriani e sono la presidente dell'associazione culturale OU Edizioni. Siamo un'associazione culturale che porta avanti soprattutto la cultura per quanto riguarda il fumetto e le graphic novel, ma nel mondo creativo ci sono tanti collaboratori ed amici, per cui cerchiamo di rendere partecipi in tante delle nostre live tanti argomenti diversi, quindi non strettamente legati solamente al mondo artistico e al fumetto, ma anche ai libri, alla letteratura, all'arte, ma anche la grafica, appunto le traduzioni e perché no anche diversi ambiti del mondo LGBT e delle sfumature della sessualità che sono troppo spesso ancora soltanto accennate e non esplorate fino in fondo come invece noi preferiamo fare anche attraverso le nostre opere a fumetti. Vi ricordo che l'associazione, siccome siamo nei primi mesi dell'anno, adesso c'è il tesseramento aperto, per cui per noi è sempre molto importante fare su nuovi soci e accrescere e insomma diventare un pochino più grandi. Metto qui sotto il banner in cui vedete se volete unirvi alla nostra associazione, scriveteci una mail a ou. Scritto a woe.edizioni@gmail.com. La vicepresidente di OU Edizioni, Francesca Dassacco, sarà quella che vi contatterà e vi farà sapere come fare per associarsi. Laura è una nostra associata e vi potrà confermare che è molto semplice farlo. Assolutamente. Adesso basta Manu parlare, che la tua voce si sente fin troppo, invece diamo spazio alle mie ospiti, visto che cominciano ad esserci le prime persone. E niente, presentatevi partendo da Laura. Fantastico. Buonasera a tutti. Ciao Sara. Buon venerdì. Dunque, io sono Laura Nunziati, appunto, e faccio la traduttrice un po' per caso in realtà, perché ho seguito un master di editoria in generale, partendo dall'idea di fare per lo più revisioni e correzione bozze, editing, cioè lavorare comunque sul testo nella sua versione italiana. Però mi sono laureata in lingue, ho studiato anche per quello e durante il master effettivamente abbiamo fatto poi la parte di traduzione che mi ha un po' intrigata. E avendo cominciato a lavorare con la casa editrice Chiote come revisore, correggevo le traduzioni, le revisionavo, queste cose qua, una delle bosse della casa editrice, Alessandra Magagnato, mi ha proposto di passare alla traduzione e ho accettato e devo dire la verità che è una cosa stupenda. Sono molto molto fiera di averlo fatto. Niente Perché pentimenti, insomma. no, assolutamente. Poi mi si è allargato come lavoro, lo faccio anche per altre case editrici, ma questa nel cuore proprio. Ok, Arabella, parlaci un po' di te. Chi sei? Allora, io innanzitutto ciao Manu, grazie per questo tuo spazio, insomma, mi fa molto piacere. Allora, io ho questo nickname, Arabella McKenzie, ovviamente non è il mio vero nome, ma ho scelto appunto un altro,
tipo di NIC, proprio perché voglio distinguere le attività che faccio. Io lavoro da tanti anni nel campo della comunicazione, sono una digital marketing strategist, per cui la parte della traduzione è sempre stata una mia passione, qualcosa che è nata sui banchi di scuola, quando comunque ho cominciato a tradurre latino e greco, e già lì ho capito che c'era qualcosa che mi affascinava. Poi ho cominciato a studiare l'inglese in maniera abbastanza approfondita, anche grazie a tutti i testi di comunicazione e marketing che non erano disponibili in italiano. E da lì, diciamo, è cominciato per me quasi una seconda lingua la lettura in inglese. Ho cominciato poi anche a chiedermi perché certi libri, magari in italiano, erano in un certo modo, come potevano essere anche a livello di narrativa in inglese, per cui da lì è cominciato, insomma, un percorso che poi mi ha portato a concretizzare appunto questa parte di traduzione editoriale tra le attività che faccio, ovviamente. Per me è molto impegnativo perché, appunto, avendo un altro lavoro a tempo pieno, insomma, devo veramente organizzarmi, spazi e incastrare tutto. Però è una cosa che proprio non voglio rinunciare perché mi fa stare bene, mi piace tantissimo, tutto quello che c'è dietro, anche tutti i risvolti, che ci sono appunto dietro il mondo di un autore, dietro il mondo di un linguaggio. E poi è soprattutto affascinante il fatto di trasporre proprio un qualcosa da un altro mondo al nostro mondo. E questa è una sfida che abbiamo ogni volta che ci si presenta una traduzione davanti e quindi poi lavorarci, renderla al meglio, collaborare soprattutto anche con le figure dei revisori e degli editor, che è molto importante, rendono insomma un lavoro che sì, è una passione, insomma, ed è bello poter lavorare su una passione. Quindi diciamo che anche se ovviamente grazie al fatto che hai questa enorme passione devi mantenere due lavori contemporaneamente in modo parallelo, quanto effettivamente è difficile? Quanto arrivi esaurita al weekend a Ravella? Abbastanza, diciamo che molte volte nel weekend cerco magari di distribuire le attività anche nel weekend, per cui sì, non stacco mai e infatti devo Sì. stare anche un po' attenta perché se no vado in surplus Certo, lavorativo. il famoso Ecco, burnout, l'abbiamo burnout. anche noi disegnatori. Allora, vedo che la Magagnato è subito presente, ciao bossa, e dice, Ecco, posso... ciao bossa. Ciao bossa, posso entrare a gamba tesa e far vedere una cosa divertente di Laura? La sto revisionando, io dico sì. Saranno cose imbarazzanti, tipo Sì. commenti epocali su Vediamo cosa scrive personaggi. Laura. Sì. Bene commenti. Allora, adesso io intanto parto con un intervento di Lelac perché appunto lei mi ha scritto un testo e io mi sono fatto una piccola scaletta, ovviamente sapete, parlo del pubblico, che spesso lavoriamo per scalette perché sono argomenti talmente grandi che se non li scalettiamo un attimo e diventano molto dispersivi e difficili da centrare nell'ora, ora e mezza in cui ci dedichiamo all'argomento. Nella mia scaletta c'è come prima cosa la domanda che dice in cosa consiste il lavoro di un traduttore, ok? Vi voglio leggere l'intervento di Nela, visto che non è presente, e poi lascerei rispondere una delle mie due ospiti. Allora, Nela mi dice, principalmente consiste nel tradurre al meglio un testo, cercando non solo di rispettare lo scritto, ma anche lo stile e l'atmosfera dell'opera che si traduce. Laura, vuoi aggiungere qualcosa riguardo a che cos'è effettivamente questo mestiere? Sono decisamente d'accordo perché effettivamente è questo, cioè tu stai prendendo una voce, una storia che quindi ha atmosfere, sfumature, un bagaglio culturale, perché in base anche alla provenienza dell'autore, all'ambientazione e tutto, c'è un bagaglio enorme dietro che noi magari a volte neanche abbiamo. Il compito del traduttore è far sì che tutto questo mondo, questa complessità, arrivi al lettore. Quindi non è Ok. soltanto un incrocio di parole o trovare il sinonimo giusto, a volte è proprio portarsi dietro anche una conoscenza di
Io in questo momento sto lavorando su una serie sportiva sull'hockey in America, Sì. che ha tutta una serie di caratteristiche molto diverse da quello che si fa nell'hockey sul ghiaccio in Europa, che non sono solo il campo o le regole, c'è proprio un mondo dietro che mi sono studiata per... mi sono anche appassionata a dirla tutta, però sì, tradurre anche questo, secondo me, portare un mondo al lettore, il mondo che l'autore sta mettendo nel suo libro. Vuoi aggiungere qualcosa, Arabella? Sì, diciamo che sono d'accordo con le mie colleghe, è proprio riuscire a entrare dentro un altro mondo e dargli una forma, un significato che sia ovviamente rispettoso dell'autore, del suo tono di voce, del suo mood, poi per il lettore italiano. Però appunto fermo restando che non va mai né snaturato né sì, troppo spersonalizzato, per cui bisogna mantenere tanto equilibrio quando si trovano termini, tipologie anche di, non so, giurisprudenze o parti anche mediche. Adesso mi vengono in mente, ad esempio, adesso ho una serie che si svolge in Australia, nel Queensland, per cui mi trovo proprio un mondo fatto di acronimi completamente diversi dai nostri, però ovviamente hanno un senso. Quindi bisogna proprio cercare di far capire senza snaturare, ma ovviamente rendere poi comprensibile al lettore. Adesso, questa è ovviamente una parte molto più tecnica rispetto Certo. magari appunto alla parte invece più editoriale, più discorsiva, però sì, in sostanza è questo, è essere una presenza quasi invisibile, ma comunque molto preponderante. Questo è il traduttore. Infatti mi rendo conto adesso da quello che state dicendo tutte e tre che effettivamente forse troppo spesso il lavoro del traduttore, che è un lavoro così, così fondamentale, viene intravisto come un lavoro meccanico, ma non lo è. Ovviamente c'è tutta una sua struttura di interpretazione che è enorme da affrontare ogni volta che si affronta un testo di uno scrittore diverso. È enorme. Assolutamente vero. Allora, vedo che la Magagnato in chat mi dice che non riesce ad attaccare, poi mi dice, Manu, te la mando in chat, poi vedi se riesci. Io ti dico, mandamela pure a me, che ci penso io, cara Alessandra, non ti preoccupare, tu manda e vedrai che un modo si trova. Allora, resterei sempre su Arabella e andrei avanti con la nostra scaletta. Mi sono segnata anche quest'altra cosina qui. Allora, il dubbio è, come affrontate i diversi tipi di traduzione? Narrativa, saggistica, biografia in materiale tecnico e scolastico? Con quale tipo di mentalità si affronta ogni tipo di lavoro e con quali strumenti preferisci effettivamente affrontare questi tipi di lavori diversi? Allora, sicuramente i linguaggi sono molto diversi da uno all'altro, per cui una traduzione che può essere appunto un manuale più tecnico, un qualcosa sì, abbastanza articolato, ma di una tematica di nicchia, presenta ovviamente, a parte una serie di terminologie, magari una difficoltà minore a livello di costrutto grammaticale, di sintassi o di licenze, insomma, che l'autore magari si può prendere. Mentre invece una traduzione di narrativa, che sia romance, che sia più o meno erotico, che sia una chick lit, un romanzo rosa, insomma, ovviamente pone invece tantissime difficoltà maggiori. Perché ovviamente ogni autore usa un linguaggio più o meno diverso. Non dico che usa un dialetto, perché sì, di solito sì, il dialetto, a parte delle espressioni particolari, però non è proprio un dialetto, però ci sono dei gerghi. Quindi ti trovi molte volte a dover entrare nell'ottica di espressioni gergali, espressioni che magari fanno parte di un determinato range anche di età,
per cui la complessità sicuramente è molto più elevata rispetto appunto a un qualcosa di più tecnico che ovviamente ha meno spazio anche a livello di creatività. Certo. Allora, prima di fare ovviamente la medesima Scusa, Manu, ti domanda. interrompo e ti Sì. aggiungo solo una cosa. Sì, La anzi, comodità. volevo poi lasciarti proprio rispondere in modo completo alla domanda, se vuoi. Ah, è semplicissimo, aggiungo solo una piccola cosa a Sì. quello che diceva Arabella, perché ha ragione. Giusto oggi ho ricevuto una proposta in merito mi ha contattato una casa editrice per una traduzione da italiano a inglese, che io a Sì. volte faccio quando si tratta di cose tecniche. Ad esempio, articoli medici o comunque piccole lauree, cose del genere. Avendo io comunque fatto 4 anni di medicina nel mezzo delle mie cose, comunque è un linguaggio che conosco e ho dei tool, degli attrezzi, dei programmi per cui conosco il linguaggio tecnico che lo riguarda, come la veterinaria o cose di questo tipo. Peccato che la signora in questione volesse una traduzione dall'italiano all'inglese letteraria. Anche io l'ho spiegato la differenza, che è proprio quella che diceva Rabella, è molto più semplice un testo tecnico perché hai altri strumenti. Non de un determinato termine, non lo so, osteoporosi, è sempre osteoporosi, non cambia il suo Che non ha senso. sfumature. Esatto, la traduzione letteraria è fatta di sfumature, di registro, di ambientazione, di personaggi a 16 anni Cultura, no? parlate? Anche. Sì, Abbiamo anche una esatto. Cioè. cultura a volte in cui bisogna confrontarsi. Quindi è completamente diversa, non è? E effettivamente, senza niente togliere a chi traduce cose tecniche che sono anche molto complesse, tipo a livello giuridico, perché comunque ti devi informare su le regole del paese della lingua d'arrivo e tutte queste cose qua, comunque. Hai degli attrezzi, degli strumenti che ti possono facilitare il compito che non puoi usare con la traduzione letteraria. Ok, allora recupero un paio di commenti che ci sono arrivati. Intanto recupero subito Nela, che c'è qui e dice Nela Banti, avendo una Ciao! connessione e un computer comparabili a quelli del Ciao Nela! 1983, fa il Ghost Translator stasera. Ciao Nela! Ti Allora, aspettiamo la Lorenza. prossima volta. Sì, la prossima volta devi esserci anche tu, Nela. Assolutamente. Lorenza dice: mi state riportando indietro di parecchi anni e non so se arriverò in fondo alla live senza commuovermi, perché pur amando il mio lavoro attuale, tradurre mi piaceva tanto, 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 tanto. Come la capisco. Ma La Lorenza, nostra. però non è mai troppo tardi, eh? Bisogna. Nella vita, però, pensare che non è mai troppo tardi, che se si ama veramente qualcosa, bisogna anche mettersi in gioco e provarci. Anche provando come fai tu, a risvegliarsi magari un tempo piccolo, magari uno ne fa meno, ma Ovvio, bisogna riesce. selezionare, bisogna a un certo punto anche, sì, trovare un equilibrio tra la vita privata e professionale, perché sì, non può essere ovviamente tutto lavoro. Quindi cercare di ritagliarsi uno spazio, però non soffocare mai le proprie passioni, perché io sono contenta della scelta che ho fatto. L'ho fatta ovviamente non tantissimi anni fa, per cui è stato un qualcosa a cui ho fortemente dedicato risorse e impegno, però bisogna anche cercare di seguire le proprie aspirazioni e passioni, perché la vita è una e quindi quella che abbiamo cerchiamo di giocarcela bene. È un bellissimo consiglio questo qui. Io approvo. La nostra Laura Spianelli dice: da profana ce ne dovremmo essere accorti della complessità del lavoro di traduttore. Dopo le difficoltà nella traduzione di Harry Potter, grazie a questo romanzo la professione del traduttore è venuta fuori in modo prepotente. Hai voglia. Questo è molto vero. C'è anche Lara online. Ciao Lara. Ciao Lara, per questo giro Posso. forse non ti Ciao diseredo, Lara. vediamo. Grazie
La nostra Nella dice: io traduco per passione da 12 anni, se si vuole si può fare. Sì, citazione. Sì. Vado. Andrebbe, no, dovevi leggerla con qualcosa oppure tipo dicendo sì, può Può fare. fare, è vero, hai Può ragione, però più fare. interpretativa, più interpretativa. Allora, vado a leggere anche l'intervento che aveva appunto scritto Nella riguardo all'argomento, visto che dice un paio di cosette interessanti che non sono state citate. Allora dice: credo che principalmente quando si traduce ci debba essere la voglia di far conoscere ad altri i testi che per chi legge in lingua sono alla propria portata, ma non per quella di chi le lingue non le conosce. Anche chi legge, come nel mio caso, in inglese americano, e aggiunge anche un sì, sono un po' diversi, assaporare un romanzo nella propria lingua madre, piena delle sfumature che solo un madrelingua riesce a cogliere, è un piacere infinito. Per quanto riguarda gli strumenti, mi armo di buona volontà, tanta pazienza, soprattutto se l'autore o autrice usa molto slang o modi di dire propri del suo paese, e di almeno di un paio di dizionari, un raccoglitore di acronimi, molto usati dagli autori anglofoni, e del mitico Urban Dictionary, ok? Santo Graal dello slang. Che Il grazie alle santo meraviglie Urban di... Dictionary. Lo è davvero. Mamma mia, Per per che... forza, fonte può di sapere verità. tutto. Grazie alle meraviglie di internet sono fruibili online, quindi dopo vado a pescare il link anche per chi ci sta ascoltando. Oddio, ho tradotto roba con il vocabolario delle superiori, una roba edita 40 anni fa, ma non avevo la linea al PC, o così o niente. A volte piazzo semplicemente una frase nella barra di Google quando la disperazione ha raggiunto livelli epici e non riesco a trovare nulla nei dizionari. Una ricerca può svelarti un mondo, dice. Eh Sì. sì, soprattutto con gli americani che da stato a stato, da città a città, sono veramente molto variabili nell'utilizzo delle loro, soprattutto dei phrasal, di alcune espressioni gergali. Cioè, a volte anche sui forum tipo del Word Reference, che è un ottimo dizionario online, ha una sezione forum interessantissima dove tu puoi discutere con i madrelingua e si trovano spessissimo discussioni dove... Qualcuno magari ha chiesto cosa significa questa cosa, che ne so, un verbo, ora lookout è troppo facile, comunque un'espressione, e vedi innanzitutto ovviamente la differenza fra britannici e americani, ma la valanga di differenze che c'è fra gli stati degli Stati Uniti è incredibile. Cosa sta comparendo? Ho paura. Perché sto... Aspetta, adesso faccio vedere la Magagnato. Eccola qua. Ok, lei cosa si riesce a leggere? Volevo scaricare l'immagine, datemi un attimo. Download. Eccomi qua, vediamo. Olè. Vado, eh. Oh, ce l'ho fatta! Grandissime capacità tecniche, nonostante sia venerdì. Allora, Alessandra Magagnato, 2 minuti fa. Eliminato dire Laura Nunziati. Ah, comunque è buono, dai, a me l'avvocato piace un sacco. Ok, questo doppio senso involontario mi ha stesa. Ok, qua siamo già a 42 gradi, si suda. La tesa mi uccide, vi prego. Scopate prima che mi sciolga sulla sedia. Sì, Questa è il tuo datore di lavoro, Nunziati. ma lei mi conosce, io ho bisogno di esprimere la mia passione mentre sto lì a tradurre il testo. Mi In pare questo caso giusto. era anche, insomma, era Gareth Lee, quindi un'autrice assolutamente capace, ecco. Certo, Mettiamola certo. così. No, è veramente molto brava, quel libro è molto bello. E io mi sono emozionata un sacco, quindi quando poi lavoro inserisco tutti... Ma come è? Vedo che Mary sta commentando, lei sa benissimo quanti commenti posso lasciare su un testo quando mi viene messo fra le Posso ben immaginarlo. Guarda, i commenti sono bellissimi, infatti sapevo che lo avreste adorato, ragazze. Allora, passiamo a... rimaniamo pure su di te, Laura, ti facciamo fare qualcosa di un po' più serio. Incredibile, pura. Dimmi un po' di quali generi appunto ti occupi principalmente e però voglio anche sapere, oltre ai generi di cui ti occupi genericamente nel tuo lavoro, tutti quanti, anche qual è quello che ti piace di più effettivamente tradurre e prendere in mano. Allora, dunque, in realtà adesso in questo esatto momento faccio soltanto romance a livello di traduzione. E ovviamente anche se ho tradotto FM, sono
decisamente una fan dell'MM, preferisco molto di più il romance MM da tradurre, però ho tradotto anche Young Adult e fumetti o albi illustrati per bambini, che sono, sì, che a parte credo uno che sia proprio uscito, gli altri sono tutti ancora nel cassetto, perché li ho fatti magari durante l'università, master, eccetera, sono proposte editoriali che sono rimaste lì. Sì, ci sta. Erano la mia passione in realtà, cioè quelle erano le cose che volevo tradurre. E poi, no, uno Young Adult è uscito, infatti. E poi sono arrivati i romance e niente, sono rimasta completamente catturata. Sì, Un la sua po'. fuga. Quindi preferisci il romance anche allo young adult? Adesso sì, anche Ok. se la giocano un po' con l'albo illustrato finlandese, eh. Immagino, Però sono immagino. proprio molto diverse, quindi due lingue diverse, due culture diverse, non sono. Io non chissà se esistono autrici finlandesi che scrivono in finlandese MM. Boh, non ne ho idea. Le esperte qui Laura. siete voi e la Magagnato, cioè. Perché quelle che conosco scrivono in inglese Ah. su tipo Wattpad, insomma, Sì. questi siti dove non conosco nessuno che lo faccia in lingua. Dovrò studiare. Sarebbe da Vorrei indagare. anche. Sì, esatto. Hai Magari c'è messo qualcosa di un'idea, Manu? carino. Manu che mette idea. Se indaghi, Nunziati, mi fai sapere, poi io nel caso spammo in giro per la rete nei miei contatti, cioè la pagina di OU e ovviamente il mio Sono gruppo curiosa. personale di Facebook. Allora, prima di far rispondere alla stessa domanda a te, perché voglio sapere anche i tuoi gusti, Arabella, vi faccio leggere il commento della Magagnato. Dice: questi sono i miei traduttori e io li amo per questo. I lettori non sanno che io leggo un libro nel libro attraverso tutti Oddio, ma quanti i vostri commenti e la interventi. Magagnato ci cura le nostre psicosi Magagnato, ogni ti tanto. incastro. Magagnato, ti incastro, ma la faresti un'intervista qui con me sulla pagina di OU Edizioni? Risponda qui nella chat per cortesia. E spezzerà molti cuori se mi dirà di no, eh? E poi puoi picchiarmi in privato, Alessandra. È un po' costretta. Se vi interessa, Non ho mai. c'è Vai, Arabella, di tu. un. Dico, se vi interessa il punto di vista di Alessandra Magagnato, sul mio blog c'è appunto una sua intervista dove appunto gli ho chiesto diciamo un po' come vengono scelti ad esempio gli autori, quando si decide appunto una casa editrice come la loro decide di pubblicare traduzioni, come si muovono, quali sono le caratteristiche che si cercano nei traduttori. Ho cercato insomma di fare sì anche dei piccoli articoli dal punto di vista della casa editrice, il punto di vista del lettore, il punto di vista anche del blogger. Perché a me interessa molto questa parte, sono curiosa di natura, per cui mi faccio sempre mille domande e spesso poi quando anche ci si trova quando ci si trovava in fiere o in Eh sì. altre belle occasioni. Abbiamo sempre scambiato appunto pareri su libri o in italiano o tradotti o cosa e venivano fuori sempre tante belle tematiche e allora ho voluto un po' sì, puntualizzarne nel mio blog. Poi ogni tanto sì, divago insomma su varie tipologie anche di testi interessanti proprio di aiuto per chi traduce, indipendentemente dalla lingua. Ah, quindi prepari anche dei compendio praticamente. Ma ho fatto delle piccole recensioni per dei testi, per dei libri che appunto mi è capitato di leggere, per cui ho diciamo, dato un po' la mia opinione, il mio riscontro per chi vuole leggerli. Ah, E molto poi carino. sì, sono dei testi molto illuminanti a livello proprio di chi traduce, perché sì, molte volte ci sono tante cose che uno ha in testa. E queste cose poi, quando le leggi, dici, ah, ecco, effettivamente sì, siamo in tanti a pensarla in un certo modo. È che molte volte non c'è sempre possibilità di trovarsi, di scambiare magari anche idee, opinioni, perché appunto è un lavoro che si fa parecchio da soli, no? Qualcosa di individuale.
È un lavoro di solitudine come quello del disegnatore. E noi Purtroppo ogni così. tanto interagiamo nella chat, sì, cerchiamo insomma di non perdere mai contatto, però i tempi sono spesso diversi, per cui non è facile essere sempre presenti nello stesso momento. Questo è un po' il problema a volte di potersi relazionare di più. Il tuo genere preferito da tradurre, Arabella? Ah, io romance puro, cioè proprio solo quello, mi piace quello, mi piace forse più l'MM che l'FM. Mi piacciono tanto le storie che hanno anche risvolti psicologici, con approfondimenti anche appunto su carattere, su tematiche riguardanti la relazione soprattutto. Mi piacciono le cose un po' cervellotiche, ecco, Ma più come spiegare. dal lato del cervellotico, nel senso di ragionamento, sull'angst, cioè drammatico, intenso? Ma diciamo più che angst, proprio angst intenso, cioè mi piacciono molto i sentimenti forti, le storie con grande passione, con grande impegno da parte dei protagonisti, magari con le difficoltà in mezzo, però non Le troppo, storie diciamo, un po' strappalacrime, non so, dai. Ok, struggenti, tipo Ecco, mi struggenti. piace lo struggente, mi Ok. piace il carico emotivo. Sì, mi piace molto Ci sono questa cose da parte qua. sistemare, diciamo. Sì, Questioni diciamo che risolte, mi piace poi. il percorso. A me piace molto in un libro il percorso formativo, cioè quello che l'autore riesce a far capire anche a livello evolutivo dei personaggi. Quindi si parte in un determinato modo e poi tutto quello che è il passaggio verso una dimensione migliore, verso un rapporto più solido. Infatti Alessandra Bello. dice hard comfort, che me lo rende molto bene, Allora, perché io sì, sono dico una cervellotica. parola prima per i nostri ascoltatori, per chi non sa che cos'è l'art comfort, è un genere di libro molto diffuso nel romance in cui c'è tutta una fase della storia in cui i personaggi soffrono molto, ok, per dei motivi fisici o psicologici o familiari, qualsiasi tipo di motivo, ma poi si va verso il comfort, cioè i personaggi in qualche modo trovano il modo tra di loro di confortarsi e creare una bolla sicura, per cui sono libri che danno un forte senso di benessere per le lettrici del romance, sono molto amati appunto perché ti fanno struggere parecchio all'inizio, ma poi ti danno un grande relief, un sollievo molto forte quando vai verso la chiusura della lettura. Sono un genere che piace moltissimo anche a me, tra l'altro, come lettrice di romance, non a caso. Anche a me angst e art comfort forever. Io ricordo rapidissimamente che il blog di Arabella, in cui potete trovare l'intervista alla nostra amata Magagnato e le recensioni e degli articoli, è www.traducolibri.it. Ok? Se Sì, volete quello c'è andare nel scritto. blog, mettete slash blog. Ok? Oh, vedo che è arrivata anche Cristina. Cristina, ciao Ecco, Cristina, ben arrivata. Cristina è stata intervistata per il blog, non ci sono i nomi, però Cristina è stata la mia, diciamo, intervista al lettore. Ah, Oh, grazie. che cosa carina. Vedo che anche Nela ama Anche Nela, l'angst. senza Tra dubbio, noi lo sappiamo bene. l'altro leggo anche l'intervento di Nela, che ce l'ho sempre qui, vi ricordo, scaricato sul mio PC. Dice, riguardo ai generi di cui si occupa principalmente e cosa preferisce tradurre. Dice, beh, considerate che no, proprio il genere MF non fa per me. Traduco solo romance MM, genericamente ben condito da dosi variabili di BDSM. Cioè, quando fanno scouting per la CIE, che per cui traduco, secondo me pensano già a chi dare cosa. Quindi io almeno e un'altra traduttrice, se non sbaglio, e siamo anche di più, siamo le addette ai romanzi con buone quantità di kink vari. I kink sono delle piccole perversioni, cose del genere, per tradurlo con una parola Cose che... belle, cose cose belle. carine dal punto di vista sessuale che fanno, appunto, sono molto diffuse nei libri romance, indovinate il perché. Soprattutto in quelli di genere un pochino più spinto ed erotico, insomma. Ok,
vado sulla mia scaletta. Per chi non lo sapesse, apro una parentesi, che Nela è la traduttrice di Tad e Scott e di Sean e Max, quindi sì, sapevatelo. Ma lasciatemi mettere... Tassarla adesso di domande incredibili, è la vostra occasione. Sì. Io vi lascio se il mio browser collabora. Eccolo qui, bravo ragazzo. Vi lascio qui sotto il nome di OU, adesso sto per postare nei commenti, il link a www.chioteedizioni.it, che è la casa editrice per cui queste bravissime traduttrici e carissime amiche e molte delle lettrici e scrittrici che ci sono qui in chat collaborano. Per cui ecco, andate a vedere di che cosa si occupano. Amatissima Sara da tutti quanti, da dolcissima Sara Bernardinello. Ecco, Sara scrive libri che sono proprio nelle mie corde, proprio meravigliosi. Io quando leggo Sara mi sento bene. Io vi avrò tutte qui intervistate, vi avrò tutte in un modo o nell'altro, vi avrò. Ho una lunga scaletta per voi. Devi averle. Da Sara tutte, poi vi avrò tutte. Tutte. Mi dica, Annunziati, secondo lei che cosa c'è di artistico nel lavoro del traduttore? Dove ha del margine di arte lei come traduttrice? Bella domanda, eh? No, vabbè, allora, è ovvio che stiamo parlando comunque di una cosa artistica, già dal fatto che anche dal punto di vista legale l'accessione di traduzione è cessione di diritto d'autore. Quindi già anche la legge ci dice che la traduzione letteraria è comunque una cosa artistica. Io penso che la parte in cui abbiamo più margine per mettere, diciamo, una nostra voce, che comunque si sente nella traduzione, in genere chi è abituato dopo un po' riconosce il traduttore da un altro, no? È proprio il modo in cui noi riferiamo e trasferiamo quello che abbiamo letto nel libro originale in lingua, perché finisce, almeno secondo me, per metterci qualcosa di tuo, delle emozioni che tu hai provato nella lettura, che spesso è anche il motivo per cui si tende a dare un libro a un traduttore che sia nelle sue corde, perché è importante che ci sia del feeling col testo e che tutte le emozioni e tutte le cose che fanno parte dell'originale possano poi essere trasferite. Il modo in cui lo fai spesso è quello che ti contraddistingue come traduttore, ed è sicuramente la parte più letteraria di tutti, ed è legata anche a una conoscenza effettiva della lingua, dei modi di dire e del genere, perché va detto che per tradurre romance bisogna anche essere lettori e amanti del romance. Se sei molto bravo, non ho dubbi che tu possa tradurre tutto, ma se è un genere che ami e conosci, sicuramente la traduzione sarà migliore e metterai tutto questo tuo bagaglio nella tua traduzione. Questa parte è comunque creativa, cioè è una parte tua che tu inserisci nel testo e che magari all'inizio non si nota, ma a lungo andare, io che sono abituata a leggere spesso libri tradotti dalle solite persone, perché sono una fan di alcuni e alcuni traduttori e alcune traduttrici, adesso so in automatico riconoscere quelle piccolezze che li rendono loro, e che è anche bello, insomma. Beh sì, perché immagino che ovviamente certi modi che abbiamo nel parlare, anche nel formularli in italiano, siano caratteristici del nostro modo di essere, per cui ovviamente il traduttore un po' se li porta dietro, immagino e spero. Sì, sì, assolutamente. E si vede anche infatti le differenze linguistiche, non solo regionali, ma anche magari date da differenze di età o interessi o letture specifiche, capito? Sì, anche background culturale molte volte, no? Sì, fa un sacco di differenza.
Sì. Decisamente sì, secondo me queste cose vengono fuori e sono assolutamente creative, cioè sono la parte del traduttore che sceglie come quella frase dovrà suonare in italiano mettendoci del suo. Sono bellissime queste interviste perché si riesce a vedere davvero tanto quanto le persone amino il proprio lavoro in modo profondo, qualunque sia la sfumatura del lavoro che state facendo. Per esempio, appunto, la traduzione per me era una cosa abbastanza ignota prima di aprire l'associazione culturale, perché sono sempre stata una che ha letto una marea di libri e fumetti, ma ho sempre comprato senza mai preoccuparmi di chi era il traduttore, perché c'è poca sensibilità su questo tipo di lavoro ed è un peccato, ed è per questo che vorrei che proprio anche attraverso l'associazione culturale effettivamente si riesca sempre di più a diffondere quanto è importante tutte le figure tecniche, professionali e artistiche che ci sono dietro ogni singolo lavoro che la gente prende, usufruisce, legge, con cui si svaga, con cui studia, per cui è davvero incredibile. Sono felicissima di avervi qui tutte e tre, anche Nela che è presente purtroppo Anche soltanto perché in chat. la traduzione è una filiera comunque, no? È una filiera produttiva. Sì. Quindi c'è, diciamo, il lavoro del traduttore che è ovviamente un corpo forte, perché è quello che l'opera la prende, la destruttura dall'inglese e la struttura la riscrive in italiano. C'è poco da fare, si riscrive. Sì, Sì, perché si comunque non si riscrive tanto. lasciano calchi, non si lasciano le strutture grammaticali dell'inglese, quindi proprio si riscrive completamente. E ovviamente lì ci si mette poi, appunto, ognuno ha la sua cultura, magari le sue parole preferite, alcuni sinonimi, perché noi abbiamo una lingua molto ricca, che forse l'inglese non è altrettanto ricco. Quindi l'italiano ci dà tantissime sfumature in più. Quindi anche scegliere quella parola che magari non fa la ripetizione, che suona in un certo modo, che all'interno della frase comunque sta bene, sì, cioè non è proprio una cosa così automatica. E anche per arrivare ad essere, sì, a questo livello, insomma, bisogna effettivamente lavorare tanto. Essere sempre in evoluzione, ecco, il traduttore è sicuramente un lavoro che evolve, non è mai fermo, non è mai sì, fisso e resta lì così. Sì, È tipo studiare sempre Sì, all'infinito, è uno non studio ti sempre, fermi e a poi so, imparare. bisogna anche conoscere tanto tanto bene l'italiano, perché comunque è la lingua di destinazione poi è Cose che infatti fondamentale. aggiungo fra gli strumenti assolutamente al di là dei vari dizionari di inglese, Treccani, sinonimi e contrari, modi di dire. Io ho un intero dizionarietto di modi di dire, ormai usati in tutta Italia, che magari no, uno può usare per rendere un modo di dire inglese che non ha un corrispettivo identico, spiccicato all'italiano. Leggo un intervento di Mattia Carino, che vi ricordo, Mattia è il nostro fiscartista nell'associazione culturale, per cui ovviamente dice: grazie per aver nominato il lato legale. I diritti degli autori includono anche le traduzioni nelle varie lingue, non dimentichiamocelo, traducendo si crea un'opera derivata da quella principale. Certo. Assolutamente. E la nostra Nela dice: l'inglese è ricchissimo, assolutamente, dipende da chi lo scrive, ve l'assicuro. Ci sono autori che è un piacere tradurre per la varietà e ricchezza del lessico. Alcuni sì, Sì, dipende. è lì, per carità. Io credo che l'italiano sia una delle lingue forse più complete. Non è che le conosco tutte, ovviamente, però secondo me Certo. l'italiano ha una marcia in più, se devo essere sincera. Poi, per carità, anche l'inglese. L'inglese, non so, per me è molto sintetico, no? Un concetto in inglese te lo fanno in magari 3 parole. Noi lo stesso concetto non possiamo esprimerlo in 3 parole. Lo dobbiamo comunque elaborare con molto È più movimento, no, Laura? vero, anche perché noi non abbiamo la formazione di parole come loro, cioè spesso puoi trovare un sostantivo che in un attimo diventa verbo, diventa aggettivo, diventa qualunque cosa, avverbio, tutto,
in italiano questo non è possibile, non possiamo, al di là del parlato, dove in realtà questa cosa viene fatta, effettivamente spesso c'è un grosso lavoro di destrutturazione della minuscola frase, magari un incisino, è un piccolo inciso, un commento che diventa un intero periodo, perché tu stai Sì, cercando. infatti loro in due parole ti danno qualcosa che noi in due parole non possiamo esprimerlo, Cosa che no? io a volte invidio, cioè a volte Eh invidio moltissimo la sinteticità su sì. alcune. C'è questo commento di Nella che mi piace molto, che dice: sì, devi sapere soprattutto la tua lingua, devi leggere, 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 leggere per avere gli strumenti per poter scrivere, anche se stai traducendo. Quindi anche tu, Nella, sei un'avida lettrice, suppongo. Anche io diffido degli autori e Siamo dei tutte traduttori che avide non lettrici, leggono. credo. Chi non No, legge non assolutamente, bisogna scrive. leggere tantissimo, Sì. assolutamente, È assolutamente. molto facile diffidare di chi non legge, perché ovviamente quando tu sei abituato ad essere un creativo, e vale per traduttori, grafici, disegnatori, vale per tutti, scrittori, ovviamente tu sei abituato a lavorare nel tuo giardino, hai il tuo punto di vista, le tue opinioni, siamo persone adulte, molto spesso chi riesce ad arrivarci è una persona adulta per cui ha una concezione di se stesso e del mondo che vuole raccontare che è abbastanza ben definita, ok? Non siamo più adolescenti. Per cui ovviamente se tu non ti sforzi di guardare com'è al di là del tuo giardino, avrei sempre un punto di vista troppo limitato per quanto tu lo Parziale, possa considerare buono. È certo. verissimo. Certo, no, bisogna attingere tantissimo, infatti. Nella dice: l'italiano è più complicato dal punto di vista strutturale, lessicamente, però l'inglese è ricco e molto mobile, quindi adattabile. Forse Sì, per questo ha avuto anche una grossa sicuramente. diffusione in tantissimi paesi. Per alcune cose, sì, effettivamente, ovviamente, l'inglese è la lingua. È la lingua dell'internet, è la lingua internazionale, vai dappertutto, vai in Australia, vai in Giappone, vai a Hong Kong o chiunque parla un po' di inglese, voglio dire. Per cui è vero che è una lingua che se si è diffusa, è anche perché ha degli stilemi di sviluppo che sono un po' più semplici da imparare, perché anche secondo me l'italiano è più complesso. No, Cosa posso dirvi? Mi assolutamente. Beh, basta pensare sembra. ai verbi, cioè noi abbiamo Sì. trapassati, congiuntivi e quello e quell'altro, cioè, come anche il No, francese, per quello. dire, anche il francese ha una Sulle lingue letteratura romanze verbale sono un po' assurda. così. Perché le lingue germaniche in generale, e ora spero che non mi uccida nessuno, ma io comunque quelli ho fatto, quindi tedesco, inglese, svedese è laureato mio fratello, io poi ho fatto finlandese, che è una lingua tutta completamente diversa, ma anche lei ha la possibilità di creare nuovi vocaboli con una certa velocità. Il problema di italiano è che questa cosa non succede. Cioè, No, poi non, per fare entrare un cioè, neologismo nel dizionario è una roba. italiano passano decenni. Cioè, io ricordo che il tedesco negli ultimi anni, cioè, da quando ho iniziato a studiarlo, che ne avevo 11, ed è ormai tanto tempo fa, purtroppo, ha già fatto almeno due o tre riforme linguistiche. Così, per dire, che in Italia io credo questa cosa non esista, anche se sono fiorentina e ho la crusca sotto casa, non Beh, tu puoi credo che la lingua sciacquare sia i panni in esistita. Arno, no? Sì, Un po' esatto. sì. Ah, per davvero, perché adesso sono anche a Pisa, quindi sono proprio completamente molto vicina all'Arno. Però sì, l'italiano è bellissimo e ricco di sinonimi, ma è molto più ostico nella modifica. Poi del linguaggio anche adattata ai tempi moderni, che non vale solo per il linguaggio inclusivo, ma vale anche per il linguaggio del fumetto, il linguaggio tecnico in medicina è pieno di termini inglesi. Sì. E poi il linguaggio, lo sport, il videogioco, Infatti. cioè io non so voi, ma io quando gioco uso tantissimi termini in inglese. Ma certo, non Sì. esiste parlare italiano, in certi Perché non campi è che quando non sei si lì e può dici ti parlare. baffo oppure ti blasto, Sì. cioè ci metteresti una vita a No, scriverlo in infatti. italiano, no, non è O ti possibile. taggo. Esatto. Sì, Ti ma anche la parola metto marketing. un'etichetta.
Il lavoro di Arabella, la parola marketing, come la traduci? Marketing è marketing, tu parli di marketing, non paghi. marketing è commercializzazione o cioè Sì. Che poi è tecniche un linguaggio per. che usi su internet con tutti, Flame, Rantare, Infatti, che poi spesso infatti. tra l'altro prendi il termine inglese ma lo coniughi all'infinito all'italiana. Quindi tipo, Rantare è un classico esempio Sì, che diventa come taggare, ignorante. no? Tutti Sì, quei termini è che vero. derivano Un poi. classico. Io li chiamo l'englishano, quelli che un po' English, un po' L'ingrisciano. italiano. Sì, dai, oppure quei momenti in cui dici adesso vado in berserk e qua devi sperare di trovare uno che non solo conosce l'inglese, ma un po' nerd abbastanza da capire cosa sta per succedergli, tra l'altro, poveraccio, Sì, cosa? Dovrebbe iniziare a correre lui, altro che. Ora Esatto. c'è una domanda della nostra Sara che chiede: quando invece decidete un po' chi vuole rispondere, quando invece ci sono più sfumature legate a un termine della lingua di partenza, come cercate di renderlo se non si trova un corrispettivo? Per esempio, ci sono tanti modi per indicare sorriso in inglese, smirk, chuckle, giggle, eccetera, che personalmente trovo molto spesso incredibilmente variegate nelle loro impercettibili variazioni. Vi capita mai di accontentarvi di qualche tra di quello che traducete, nonostante si vada a perdere magari un pochino il significato originario? Vai tu, Arabella, o vado io? Vadi, 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 Vadi lei. dopo, vadi Per pure, quello penso. per quello che mi riguarda, grazie Sara per la domanda. Perché è interessante, perché spesso io ne approfitto per aggiungere un aggettivo che descriva il tipo di sorriso. Cioè, al di là del sorrisetto, che è un classico, però se è un sorriso furbo, è un sorriso malizioso, è un sorriso storto, cioè sono tutti aggettivi che comunque ti definiscono il tipo di sorriso. A volte, purtroppo, magari perché non sta bene all'interno del testo, magari perché nella scena, a volte ti stona e sì, può darsi che proprio che sul sorrisetto mi è capitato con altre parole che adesso non ricordo, di dover cedere un po' del significato, perché spiegarlo avrebbe richiesto un inserimento di testo veramente eccessivo. Magari la scena, che ne so, è di sesso, non puoi mettere un pippone all'interno della scena di sesso No, no, no. perché non sta molto Sì, bisogna pingere un bene, ecco. po' da verbi e dagli aggettivi in certi casi, appunto, come diceva Laura, capire se il sorriso è malizioso, è furbo, ironico, e vedere un po' dopo, però, volta per volta, come rendere all'interno, sì, poi della frase o di quel momento anche specifico, no? Perché appunto conta anche molto cosa succede in quel momento, in quel periodo, e quindi ci possono essere delle cose che magari vengono dette prima, per cui non serve esplicitarle dopo. Ci sono tanti accorgimenti, ecco, che possiamo utilizzare, però Sì. sì, si cerca sempre di rispettare appunto il tono e cercare di rendere quello che è proprio il momento che ha in testa l'autore. Poi, ovvio, dopo abbiamo varie tecniche, vari strumenti a disposizione per trasporlo. Voglio leggere un attimo appunto un intervento di Nela che ho qui dalle domande della scaletta che mi è piaciuto molto, che riguardo alla parte artistica del lavoro del traduttore. Dice: devi avere una sensibilità artistica anche solo per far suonare bene una frase e magari si impara con il tempo, ma sono convinta che rileggersi le frasi a voce alta per sentire come suonano sia indispensabile per creare un lavoro armonioso. Quindi, beh, forse tradurre un po' come fare musica, ci vogliono orecchio, bisogna comporre una melodia e rendere scorrevole il risultato finale. È vero, Condivido ogni è parola. vero. È davvero bello come Sì. metafora, come idea di quello che è il vostro mestiere, cioè. Sì, perché a volte ci sono anche delle cose che sono cacofoniche, cioè magari traduci un pezzo ed è cacofonico, dici oddio quanto è brutto, e quindi là bisogna prendere e andare a capire dove ammorbidire, dove cambiare, dove modificare.
per evitare il suono che sia troppo secco, che, anche se poi è letto ma non parlato, però non so, a me certe cose mi suonano subito nel cervello come cacofonia. Non so, Laura. Mi viene in mente, scusate, mi viene in mente il baratro del gerundio. Avete presente quando tutto è in gerundio? Ando. Sì, che poi avrebbe delle regole quel povero gerundio, nel senso, però sì, anche lì abbiamo tanti strumenti il gerundio per destrutturarlo, per modificarlo, per cioè non è che ci sono delle scelte obbligate, no? Quindi molte volte appunto nell'economia poi della frase e come suona e come ci sembra, abbiamo la possibilità anche un gerundio di cambiarlo, di toglierlo. Sì, non è detto, no, che dobbiamo tenerlo. A volte invece è funzionale, certe volte invece che non c'è, magari manca, invece bisogna metterlo, perché ti dà una cesura a periodo successivo. Soprattutto quando hai quei periodi veramente, veramente lunghi. O con una valanga di as, che in un periodo solo lo trovi 8 volte, sì, lì ti vuoi veramente, però sì, in realtà è tutta anche una questione di orecchio, e a volte non so se tu lo fai, Arabella, ma io lascio lì quando proprio vedo che sono disperata, che non riesco a sciogliere, e poi me lo lascio per dopo. Sì, anche io faccio maturare. Che è l'orecchio, è il mio orecchio, tipo io la chiamo, dico, leggi un po' questa frase, se, dalla sua espressione io già intuisco se fa schifo, forse ci devo quindi rimettere un po' le mani. Sì, no, ma anch'io ho la tecnica del far maturare, magari quando non è come vorrei lo lascio lì, lo riprendo qualche giorno dopo e dopo mi si aprono magari delle soluzioni o delle strade. Sì, è sempre un buon metodo lasciarsi diventare. Leggo un intervento della Magagnato che dice: a volte capita anche di dover lasciare andare un gioco di parole che può strappare un sorriso ma che non ha reale importanza nella storia ed è solo una battuta, che però se il dialogo è veloce, battute rapide di botta e risposta magari con una rima, è impossibile. O cambi le battute e cerchi di recuperare una rima logica, o lasci andare perché si vede la pezza ed è peggio di una cosa raffazzonata che è saltata. Sì, concordo. Capita. Succede veramente. Ci sono dei giochi di parole a volte intraducibili. Esatto. Che non, quindi non quando possiamo... li vedi già stai già male, perché dici no. Perché come noi abbiamo dei giochi di parole che non puoi tradurre. Lo stesso vale per l'inglese, vale penso un po' per tutte le lingue. Ci sono dei giochi di parole che non si possono tradurre. Mi fa sorridere questo commento di Mattia, perché è una cosa di cui abbiamo parlato anche in studio, e dice: troppi gerundi formano un tamponamento a catena di azioni e nella mia testa vedo questi personaggi che fanno 3 o 4 cose contemporaneamente, tipo equilibristi con i piatti. Era quello che prima poi cadono delle regole. Sì, beh, assolutamente. Assolutamente. Quel classico tamponamento in autostrada quando c'è la neve. Cioè, sì. In realtà è il vero senso del multitasking. È così. È così, il gerundio. La Magagnato dice: no. Morning Wood e Anta dell'armadio. Sì. E anche qualunque cosa su è così dentro l'armadio che gli serve una mappa per uscire, robe simili. Dell'armadio sempre una disperazione. Allora c'è una domanda di Sara, invito anche Nella a rispondere se vuole via scritto, se è ancora insomma collegata con noi, riesce a seguirci. Allora dice: avete mai trovato delle serie difficoltà nel tradurre un romanzo, per esempio storie o periodi complessi tale da rimanerci su dei giorni? Inizia pure tu, Laura, e dopo tu, Arabella. Sto pensando e penso di sì, nel senso che mi è capitato, e sto anche cercando di ricordarmi, penso uno degli ultimi a cui ho lavorato, di non aver capito davvero che cosa volesse dirmi. Perché il problema è che la serie a cui sto lavorando è una serie sportiva. Quella di Hockey, giusto?
Esatto, e quindi esistono partite. E io mi sono dovuta guardare, non avete idea di quanti video e quanto ci ho speso per capire cosa stesse succedendo. Ah, l'azione. Perché la descrizione dell'azione era chiara per un conoscitore dello sport, che per un americano è normale, perché io credo sia uno degli sport più popolari in assoluto, insieme all'NBA e al football. Quindi più o meno tutti hanno un'idea di come funziona, se ne parla e tutto il resto. Da noi, cioè, non esiste. Sì, noi Non non abbiamo esistono i neanche quella tecnici. cultura che ci aiuta, no? Perché non conosciamo proprio a monte. Non conosciamo a monte, non abbiamo la terminologia. E tu devi spiegare perché quando poi una volta che io li ho capiti i termini, poi però devo spiegarlo a un lettore che magari non ne sa niente o che comunque è un neofita che conosce poco, Sì, giusto? hai comunque la responsabilità di rendere chiara l'azione per una persona che non ne sa una cippa di ok, posso capire, io non ne Sì, so ci una ho messo cippa, capito? tantissimo. Cioè, è stato veramente incredibile. Tipo, mi sono guardata migliaia di partite, video e cose simili su, sai, con YouTube, cose degli spogliatoi. Cioè, c'erano queste descrizioni di questi stranissimi spogliatoi che io avevo visto i nostri. Tipo, avendo io studiato a Empoli, sport lo facevo nello stadio dell'Empoli. Quindi io ho visto gli spogliatoi della squadra dell'Empoli. Ecco, no, gli americani fanno le cose molto più in grande. E Non sono certo, hanno lo spogliatoi, spogliatoio con sono dentro la tutto, la lavanderia, il gazebo, bar. lounge, fanno il Sì, lounge esatto. praticamente all'interno. Sì, mi è capitato anche a me perché ho degli hockeisti. Sono enormi, cioè sono Cioè, delle hanno i cose enormi. salotti dentro gli Sì, ci sono spogliatoi. dei Sì, boxer, sì, sono. dentro hanno sia dentro gli spogliatoi, poi hanno tutta la zona per gli ospiti con il lounge dove la gente va anche a mangiare e bere, tutti questi box protetti, è Presente tutto un... all'interno dello stadio c'è come un intero mondo e lo spogliatoio è separato, c'è lo spogliatoio dove lasci l'attrezzatura, quello per farti la doccia e per i vestiti, c'è Sì, quello, la infatti Laura sala. guardava sicuramente, Guardavi i guardava i mascoli, Laura? muscoli, sì, io lo Sì. ammetto, sì, ragazzi, cioè voi non potete E si capire, era te ci sta, persa quelli nello sono gente che si spogliatoio. monta addosso e fa cose che voi umani, il basket è anche peggio, nel basket potete vedere ornitologia di alto livello, parliamo di struzzi per lo più, Ornitologia. Zucchino, oppure no, non bannarci per favore, abbiamo detto no, ornitologia. Sì, sto ornitologia, parlando di ornitologia, mio padre è veterinario, in realtà era questo l'argomento, certo, o anche io ortaggi, lo consiglio vari tipi di caldamente. ortaggio. Ah, Sì, certo, sì, ci sono fruttivendoli. dei minestroni che sono. Minestroni tuffo. Che c'è cioè, proprio, sì, minestroni che fanno veramente bene, contengono un sacco di vitamine, senza Ah, dubbio. Io consiglio certo. caldamente la visione sportiva, fa bene guardare lo sport di squadra, Si vede assolutamente che siete interessante. creative. Sì, si vede che siete creative. Bravissime. Guardate, fa molto ridere alle nostre spettatrici questa intervista, signore, questo salottino. Mattia dice: a proposito di rendere concetti di altre culture, io ho un'edizione di 1984 in cui il traduttore saltò un capitoletto in cui l'autore parlava del gioco da tavolo britannico Snake and Ladders, mettendo una nota di tipo: tanto non è noto al lettore italiano, quindi ho omesso. Peccato che io, da appassionato di giochi, conoscessi esattamente il gioco. No. Grazie, traduttore pigro. Ma Sì, non davvero? si fa così, assolutamente. No, no, Mattia, devo andare. Cioè, adesso vorrei andare a Da vedere la mia menare, edizione. veramente da menare, perché non si fa così, cioè è una mancanza grave, secondo me. Sì, piuttosto si fa una nota. Fai una Che tra nota l'altro dove nei libri. spieghi. Cioè, ne hai fatti tantissime, non è che. Infatti. No, non si fa così perché allora in italiano non lo usiamo, allora lo ometto, cioè lì proprio mancanza anche di È anche un po' cura poca fiducia del del lavoro. lettore, un po' poco rispetto verso il lettore, come se, vabbè, tanto non lo sa, non lo capisce, non sto neanche a perdere tempo con lui. No, Cioè, anche noi poco cerchiamo, penso. rispettoso. Penso di parlare anche a nome di Laura, ma comunque insomma con la Chiotto siamo molto rigorosi Sì. nel cercare di rendere chiaro, esplicitare, far capire e non omettere. Poi dopo Cioè, ovviamente ci si piuttosto consulta l'inciso dove col spieghi. revisore, però sì,
si cerca comunque assolutamente di dare una completezza proprio per non andare a vanificare anche quello che dice l'autore, perché d'altronde l'autore, cioè il libro alla fine è suo, non è che, no, Sì, è di un esatto, cioè altro. tu hai la responsabilità di dire quello che l'autore sta dicendo, non puoi decidere, ma questa cosa secondo me E non la sa nessuno, vabbè. allora sì, lasciamo stare. Noi non siamo Orecchia d'accordo. pigrizia. Giustamente anche d'altra parte professioniste. Intanto salutiamo Elena che appunto ci saluta. Ciao Ciao Elena. Elena, ben arrivata. O Ciao. buona permanenza se sei qui già da un po'. Arabella, dimmi un po', cerchi di adattare il tuo stile a seconda dell'autore che hai davanti? Allora, Ti faccio un esempio, aspetta, provo ad avvicinarmi. Ti faccio un esempio. sì. Esempio, se ti dovessi trovare tra le mani un libro di Natasha Knight da tradurre, che ovviamente sei presente no, i suoi libri in originale, siccome tra l'altro io la disegno molto lei per i suoi libri originali, lei fa tutte frasi molto corte, molto piccole. Cioè, tu adatti il tuo stile a questo tipo, all'autore che ti trovi davanti, oppure cerchi di dare una certa continuità a quello che fai? Come Bisogna, ti in muovi? questi casi bisogna un po' amalgamare, non si può rispettare completamente questa struttura così corta perché altrimenti diventa didascalico e diventa un po' un elenco della spesa, cioè un testo perde completamente anche l'appeal. Noi dobbiamo sempre tenere presente e non dimenticare il lettore finale. Quindi il lettore finale in un testo deve avere fluidità, deve avere scorrevolezza, non deve avere intoppi. Quindi si cerca ovviamente di trovare un po' un compromesso, questo ovviamente lo troviamo anche insieme appunto al revisore, perché comunque la figura dell'editore e del revisore sono importanti per anche capire il taglio, no? Che poi la versione finale deve avere. Però appunto si cerca un minimo comunque di agevolare la scorrevolezza. Poi ovvio che io personalmente cerco sempre di rispettare lo stile dell'autore, non snaturarlo, però dobbiamo sì, comunque fare i conti con la nostra lingua, no? Per cui lui ovviamente ha dei costrutti che la sua lingua permette di fare, ma nella nostra suonerebbero in maniera un po' bruttina. E Sì, quindi rigida o dobbiamo. forzata. Eh sì, ti viene proprio tipo: ha fatto quello, punto. Poi ha fatto quell'altro, punto. E ha detto: cioè, sarebbe proprio bruttino come forma. E quindi bisogna cercare un po' di magari mettere una virgola, un punto e virgola, aiutarsi con la punteggiatura, lasciando la dinamicità dell'azione, però sì, alla lettura non renderla proprio così A elenco singhiozzo, giusto? A puntato. singhiozzo. Sì. No, Laura, che dici? Assolutamente d'accordo, perché si crea proprio questa sensazione di continuo stop fermarsi, questa interruzione in realtà di una serie di azioni sequenziali che per l'italiano è veramente fastidiosa. Sì, diventa Quando, fastidioso almeno per anche noi. per me, quando leggo, se la trovo dà davvero un sacco fastidio. Cioè, dove, quando vedi che è veramente esagerato, sì. Spesso capita che magari l'autore originale ha un vizio anche, magari, un vizietto come può essere appunto di fare frasi molto corte o di ripetere migliaia di volte i nomi, e tu però devi cercare di rendere comunque un testo fluido, perché non puoi davvero rispettare tutto. Le cose dell'originale, perché è normale che l'italiano sia diverso, quindi tu mantieni lo stile generale e poi fai queste piccole magari modifiche che cioè non è una poesia, capito? Che magari richiede un po', cioè può anche
essere più complessa come struttura rispetto a questo. In un romance, sto leggendo, sto guardando le azioni del personaggio, le sto seguendo, ho bisogno che siano fluide perché altrimenti poi diventa difficile, è faticosa come lettura. Certo, infatti vedi, ho anche la risposta di Nela diceva, a parte la fa diceva, cerca ovviamente di rispettare lo stile dell'autore originale, dice, a parte la fastidiosa mania di alcuni autori di usare sempre i soliti due o tre verbi, e lì divento la regina dei sinonimi, anche perché odio le ripetizioni e sono convinta che ci si debba sforzare di fornire anche Sei. l'atmosfera oltre alle parole. La parola magica è sei. Sei, sed, loro, sed, Loro no? amano sempre, sì, O un'antologia. sei. Sì, a volte un po'. Allora lì ci facciamo tutta la letteratura affermò, dichiarò, proferì, Ne abbiamo un enunciò. sacco, sì. Poi, tra l'altro, a volte, Replicò. se, soprattutto quando hai l'aggettivo, è comodissimo. Tipo, se disse ad alta voce, puoi mettere esclamò oppure urlò, cioè via via, in base alla Sì, situazione, puoi infatti. anche proprio Infatti, si può anche appunto cambiare, no? No, ribattere. Cioè, c'è un sacco di bellissime tecniche italiane. e giocare con l'azione. Sì, Sì, infatti infatti. anche Sara dice, però sono libri tradotti in italiano, quindi bisogna cercare di non snaturare il testo, ma cercare di renderlo più fruibile per il lettore italiano. Con concordo. Tra l'altro, Mattia dice che ti cercherà, poi ti manderà i riferimenti del libro, l'edizione, ok? Dice Sì, ovviamente perché sono aggravante. curiosissima. Parliamo sempre del libro Ah, tipo 1984 di cui abbiamo gioco parlato pochi oh, minuti col fa. di Dice un Orwell, gioco quindi. esatto per bambini di una semplicità disarmante, tipo gioco Sì, dell'oca ma ho come capito complessità. qual è. Viene usato spesso in realtà come tipo l'ho trovato di recente in uno di quelli a cui stavo lavorando come tipo esempio di sta facendo un gioco molto semplice, come se fosse quello. Non mi ricordo cosa avevamo messo, forse avevamo messo un gioco dell'oca o qualcosa del genere, cioè un corrispettivo di gioco per bambini. Giustamente. Quindi il detto che la traduzione è come un amante è vera? Se è fedele è bruttina e se è bella può essere infedele, ci dice Elena. La traduzione, se è troppo fedele, può essere veramente orribile. Può essere appunto un qualcosa che, una cozzaglia magari di parole che in italiano non stanno in piedi. Quindi. Perdono di tutto, perdono proprio di senso e anche poi di Sì, emotività perché. adesso che. infatti. Vabbè, no, finisci pure, Arabella, scusami. No, che appunto io, diciamo. Se mi devo appunto parametrare a proprio al romance è un genere che ha un altissimo tasso di coinvolgimento, no, emotivo nel lettore. E quindi bisogna cercare sempre di darglielo, e con le parole dobbiamo darglielo nella maniera più adeguata, proprio perché stiamo parlando di sentimenti ed emozioni. E quindi sì, quello lì è il nostro primo must. E quindi dobbiamo proprio rispettare i sentimenti e le emozioni, anche a costo a volte magari di qualche licenza poetica, chiamiamola, che poi comunque è sempre Giustamente. funzionale a quello che trasmette l'autore. Io Adesso aggiungo solo una cosa vai pure. su questa, non so se qualcuno ha presente, ora io a memoria non riesco a ricordarmelo, ma l'inizio di Lolita di Nabokov è molto diverso in italiano rispetto all'inglese, ma il traduttore ha mantenuto l'effetto sonoro e quindi di impressione dell'originale. Ha cambiato molto, cioè si gioca su altre consonanti, perché ci sono tutte queste consonanze e assonanze anche nell'originale, sul nome di Lolita e simili. Ha cambiato le parole proprio, per rendere però perfettamente quella sensazione che hai quando leggi l'inizio di Lolita. Che è un lavoro tra l'altro di adattamento mostruoso, anche lo sforzo Sì. creativo, quello che si diceva prima, è massivo in questo Sì, caso, in quel caso ovviamente. sì. Sì.
In questo caso c'è il traduttore che lavora mano nella mano con lo scrittore originale, perché ovviamente sta cercando di trasportare il suo pensiero in una lingua con un pensiero che è molto diverso, per cui tanto di cappello appunto per chi riesce a risolvere anche questo tipo di problemi, insomma. Saluti ad Elena. Ciao Elena. Grazie, grazie mille per essere passata e averci fatto compagnia. Adesso che siamo entrate così tanto nel vivo, tanto non riusciremo a fare tutto in questa live, ragazze, No. l'avevo detto, per cui faremo un altro salottino del traduttore, perché dopo quando siamo verso le 19:30 stacchiamo, perché la gente giustamente deve Certo. andare a cena, ma se voi mi date disponibilità, facciamo appena una settimana Ah, libera, sì. sempre qui in pagina. Volevo chiedervi, adesso che l'atmosfera è bella calda, com'è trattato economicamente il vostro lavoro in Italia? Vorrei che ovviamente foste sincere, perché so benissimo che ci sono dei problemi riguardo anche a questa cosa qui, per cui cercate di essere più polite possibile, ma ovviamente Certo. siate sincere. Come vi sentite trattate come traduttrici dal punto di vista economico e professionale? La marzullata, forza! Arabella comincia, questo. Arabella, puoi fingere una disconnessione se vuoi. Mi scompaio, il mio portamouse. Ah! Ma no, No, diciamo che vabbè. sicuramente per il lavoro che si fa, sicuramente ci sono tante competenze dietro e è un valore sicuramente alto che ovviamente nel mercato italiano. Non è come tanti mestieri, non è sì, valorizzato come dovrebbe, questo sicuramente. Ci sono pochi soldi per Girano pochi l'intrattenimento. soldi, infatti, è questo, no? Girano un po' pochi soldi. Non è solo quello, secondo me. E che cos'è secondo te, Laura? Salottiamo. Perché, allora, avendo io, quando ho fatto il master, l'ho fatto alla scuola del libro, che è una scuola creata dalla casa editrice Sur, che non so se conoscete, pubblicava all'inizio solo libri del Sud America, poi piano piano si è allargata, fa anche il Nord America e cose simili. È una casa editrice indipendente, ma notevolmente grossa. Non è piccola. Non è Adelphi, ma è grossotta, ecco. E ne abbiamo parlato spesso della traduzione. Il problema principale è che, al di là di appunto queste povere piccole perle di mondo, la traduzione letteraria non viene davvero considerata per quello che è, secondo me. E quindi molto spesso si va a risparmio e questo è uno spoilerone, io spero di non essere citata in giudizio da nessuno, alcune case editrici che non saranno nominate, Quindi nessuno ti potrà denunciare, vai pure. Perfetto. sfruttano, ad esempio, le agenzie di traduzione in un modo un po' improprio, nel senso che mi sono addentrata, quindi so come funziona. Hai un libro di 400 pagine, 100 pagine a persona A, 100 pagine a B, C, D, poi viene messo tutto insieme, viene data Insieme. una controllatina casuale e tutto buono. Minestrone. Addirittura, infatti, parole che ne so, come whisky, per esempio, Sì. che è scritto un po' all'irlandese, un po' all'americana, in base a chi è il traduttore che ha fatto quella parte, e guardi poi infatti traduzione da servizi editoriali, vatti alla pesca. Ma io, scusate, neanche sapevo si potesse spezzettare un libro in pezzi e darlo a vari traduttori. Ebbene, è quello che in realtà succede. Io non so se si può fare, però so che succede, e questo è molto brutto. Cado Così dal pero. come spesso ci si avvale anche nella traduzione non letteraria di strumenti come sistemi di traduzione automatica, su Automatica. Google ce ne sono vari, che per quanto siano ottimi, non saranno mai come Come un l'intervento pensiero, cioè non umano. hanno, esatto. E poi non c'è, il problema è che mancano le revisioni, cioè il problema verissimo è che oltre a non considerare il traduttore, non si considera proprio il valore della traduzione, cioè spesso manca il passaggio della revisione. E si vede che manca. Tu
trovi qualche magari svista del traduttore che ci può anche stare e che magari viene mantenuta per un po' nel libro, trovi dei calchi e cose simili e capisci subito che quella Eh parte sì. difficile la revisione non l'ha fatta mai. Sì, ci Sì, sono sì, dei libri sì, sì. che uno si chiede al revisore se c'era, cosa faceva o dove era andato, perché ci sono delle Guardate, robe assurde. posso capire perché l'esempio classico della mancanza di revisione nel mondo del fumetto, e lì sono molto preparata, per cui vado tranquilla, è l'incrocio delle pipette. Le pipette sono quando c'è il balloon del personaggio che parla, per esempio io parlo qui, c'è una pipetta che arriva verso la mia bocca, ma se siamo in due personaggi, se tu incroci le pipette, per esempio, è un errore molto grave perché vuol dire che o i personaggi si stanno parlando sopra e allora lì va bene, ma altrimenti è un errore di sequenza del Non si dialogo. capisce Sì, chi si parla capisce per chi parla prima. prima, chi parla dopo. Per cui sì, posso capire, cioè la mancanza di revisione in qualsiasi lavoro è una schifezza, scusate, detta come va Sì, detta, sì. perché è importante quando si dà un prodotto con un certo tipo di qualità mantenere degli standard di un certo tipo e vale nel piccolo, attenzione, vale nel grande. Nel grande Ma ancora di sì. più perché c'è la responsabilità delle grandi masse raggiunte. Poi ci lamentiamo che gli italiani diventano analfabeti, ma è anche Eh per colpa di beh, questo, voglio dire. Nel sì. piccolo fai meno e fai meglio. Questo è quello che penso io, come artista che lavora tanto nel piccolo, anche perché ovviamente l'associazione o è piccola, ok? Però facciamo poca roba e cerchiamo di farla al meglio possibile. E ogni volta che ci viene, per esempio, segnalato un refuso che scappa, nell'edizione successiva che viene ristampata, il refuso viene corretto. Corretto, certo. Cioè, è proprio fare bene e fare poco ma bene, insomma, se non ci sono grandi possibilità economiche. Perché, come dicevo anche prima, effettivamente posso capire che ci sia difficoltà a pagare le figure professionali, ma la gente legge, la gente compra, per cui da qualche parte questi soldi devono pur saltare fuori, altrimenti ovviamente Però è un problema. cosa Secondo... qual è che Sì, certe dimmi volte pure. il valore di un prodotto sarebbe tanto più alto del prezzo a cui puoi venderlo. Sì. Il problema è che tu, per dire, un ebook lo vendi a 4 euro, 5 euro, adesso non so cosa, ma probabilmente il valore di quel prodotto sarebbe tanto maggiore se Ma consideri tutta infatti la lo filiera. è. Però poi c'è la gente che si lamenta. Che magari già a 2 euro non lo comprerebbe e poi si vanno a Sì, è piratare, vero. magari a volte, questi libretti comunque che costano poco, perché quante ne abbiamo sentite di gruppi Telegram con le piraterie, eccetera, no? Anche nel campo Sono romanzo. una piaga assoluta. Ecco, per cui capisci che far bene un lavoro e farlo pagare nella maniera adeguata, purtroppo sono due cose non così conciliabili. No, ma infatti lo capisco molto bene, questo è un problema significativo. Infatti, secondo me, allora, il nostro settore, per nostro settore intendo quello del romance, perché ci lavoro tanto anch'io, soffre tanto del lettore bulimico, io lo chiamo. È il lettore che legge 300 libri in un anno, 400 libri in un anno, capito? Per cui ovviamente un ebook che gli costa quello che dovrebbe costare un ebook. Per esempio, i nostri ebook di Samsara non sono a basso prezzo. Se tu vuoi un ebook di Samsara digitale ti costa 8 euro, ok? Non lo puoi fare a di meno perché non ce la facciamo dal punto di vista tecnico a farlo di meno perché ci costa così. Perché altrimenti non abbiamo nessun tipo di guadagno. Per cui immagino che anche una CE piccola che lavora con dei margini di profitto che sono più piccoli del necessario proprio perché deve mettere l'ebook, non lo puoi mettere a più di 4,99 euro, non lo puoi mettere a più di 3,99 euro, perché sennò il lettore medio non te lo compra. Aspetta che sia in saldo oppure te lo lascia lì. Sì. E quindi è tutto parametrato, no? Ovviamente, nonostante però servano comunque delle figure professionali se vuoi farlo bene di un certo tipo. Quindi Sì. dal traduttore al revisore, all'editing, che tutto quello che è fino alla fine, poi dopo mettici anche l'intervento della casa editrice, la cover, tutto quello che comunque confeziona il prodotto, no? Secondo me Quindi anche sì. questo tipo di live che facciamo, questi tipi di interventi che facciamo, sono anche mirati a sensibilizzare il lettore, ok? Proprio per far capire quanto è complicato il mondo piccolo che c'è qui dietro.
dall'altro lato del libro, che è un mondo che ha delle grosse spese da sostenere, ma anche un sacco di dubbi su come affrontare certe cose, perché io parlo nel piccolo piccolo che sono io, poi c'è la CE media, la CE un po' più grande, fino ai grandi editori che però ti tengono il libro una settimana in libreria e poi te lo tolgono e il libro esce e va, rimane nei residui di magazzino. Quello non lo affrontiamo nemmeno, perché non ho idea di che dinamiche abbia, perché non ne voglio parlare, perché non ne so abbastanza. È molto complesso lì, E appunto, non avendo mai avuto ospiti che possono parlarmi in modo concreto di come funziona lì, anzi mi piacerebbe averne, ma non saprei chi invitare, perché i nomi grossi sono difficili da ottenere, mi piacerebbe ovviamente confrontarmi, è bello vedere com'è, però è molto difficile trovare qualcuno che possa effettivamente venire qui a farmi due chiacchiere per dire com'è. Comunque il mondo dell'editoria in Italia in questo momento è abbastanza complesso e incasinato, questo lo abbiamo appurato, e quindi si spera, dai, che magari nei prossimi anni ci siano situazioni migliori, più floride anche a livello dell'economia generale. Abbiamo anche un po' una spintarella su alcune modifiche, su anche sì, ecco, cioè, anche la burocrazia che aiuti un po', no? Chi lavora in tolti certi campi. E tutto un sistema come si usa adesso con Amazon, il self-publishing, eccetera, una piaga enorme, adesso qui mi uccideranno, è la distribuzione del cartaceo, se vuoi andare in libreria. Sì, però, possibile affrontarla, però, è impossibile. Però sono argomentoni grossi. Sì, insomma. Sì. Non arriviamo fino là. No, anche per me è molto difficile parlare, noi abbiamo guardato qualcosina per Home, ma i prezzi erano inaffrontabili, cioè il ricarico che ti chiedono sul libro stampato è talmente alto che vai quasi in perdita. Sì, vai in perdita. Sì. Ovviamente noi abbiamo delle tirature minuscole. Minuscole. Poi devi considerare i resi di magazzino. Un magazzino dove tenerli, cioè è una disperazione, perché comunque infatti molto difficile. Leggo un paio di interventi e poi una domanda di Mattia e poi purtroppo, ragazze, per oggi dobbiamo andare verso la chiusura, va bene? Sì. E facciamo un'altra giornata più avanti, siamo arrivati circa a metà della nostra scaletta, per cui direi che va bene. Perfetto. Allora, infatti Sara dice ci sono degli esempi lampanti di questa mancanza di revisione post traduzione. Immagino che tutti siano incappati in errori eclatanti. La nostra Manu dice le agenzie di traduzione non considerano nel traduttore, ma viene fregato anche il lettore, ma poi è lo stesso lettore che non vuole spendere di più per la cultura, perché ovviamente ve l'ho detto che c'è proprio tutto un meccanismo iniziato, infatti. E secondo me il lettore, ragazzi, il lettore non è cattivo in quanto tale. Il lettore è stato abituato a questo tipo di prodotto, capito? Quindi il lettore non è cattivo perché non spende i soldi. Il lettore è stato cresciuto da queste dinamiche di mercato che si sono incancrenite. Sì. Siamo noi, dall'altro lato, che piano piano, insieme ai lettori, dovremmo riuscire a cambiare un attimo queste onde di mercato, perché vanno cambiate. C'è poco da dire, non possiamo avere la cultura e i libri che vanno via sempre a meno, perché... E perché ce ne sono tanti, ma che scusa è? Non è una scusa. No, perché la qualità si paga, appunto. No, ma poi basta dare un'occhiata ai mercati esteri. Il prezzo medio di un libro all'estero. La nostra Elena dice sul lungo periodo la corsa al ribasso dei prezzi è un danno enorme. Sì. E Sara aggiunge soprattutto nelle traduzioni self. E io concordo da ogni punto di vista. E io, ragazze, devo cercare di andare in chiusura per oggi. Sì, appunto, se siete disponibili, se siete disponibili, fare un'altra giornata. Allora, appena guardo la scaletta la prossima settimana e poi vi faccio sapere. E vediamo di fare un'altra serata qui, sempre di venerdì alle 18. Io vi ringrazio moltissimo e spero che Nela riesca a risolvere un po' dei suoi problemi di connessione e raggiungerci magari qui nel salottino del traduttore per chiacchierare con la sua persona senza che io legga i suoi interventi, sarebbe molto bello. Sì, perché ci deve raccontare delle terminologie. Abbiamo delle una grande esperta. Delle cose ancora...
molto carine sulla scaletta, per quello non voglio rinunciare, ma voglio spezzarla perché abbiamo ancora tante cose carine e possiamo integrare, secondo me, con gli spunti che sono usciti stasera dalla live. Per cui io vi ringrazio moltissimo, ragazze, della vostra Ma partecipazione, della grazie a te. gentilezza, dell'enorme disponibilità che date all'associazione culturale. Grazie mille Grazie a te, per quello che Manu. fate. Io sono Manuela Soriani, presidente di O Edizioni, e questa sera ho avuto come ospiti Arabella McKenzie e Laura Nunziati e Nella Banti. Sono traduttrici che lavorano principalmente con la CIE Chiota Edizioni. In quest'ultimo periodo si occupano molto di romance. Abbiamo parlato in questo salottino del traduttore di com'è questo mestiere, di come ci si rapporta e di come appunto è trattato in Italia e a che cosa serve. Qui sotto trovate tutti quanti i link necessari per raggiungere il blog di Arabella e i dati necessari anche per il tesseramento di O Edizioni per il 2021. Vi ricordo che l'entrata minima della tessera è un importo molto piccolo, sono 10 euro. Fate parte della nostra piccola famiglia che ha come obiettivo il portare avanti la cultura e cercare di far capire di più di com'è dall'altra parte del libro per i lettori. Io vi ringrazio un sacco della compagnia che ci avete fatto, voglio un sacco di bene alle mie donne tutte quante, Arabella, Laura, Nela e anche Alessandra, che è stata carinissima a restare con noi per tutta quanta la live. E io la ringrazio immensamente, che so che è molto, molto, molto impegnata. Sappiate che vi si vuole un sacco di bene, cari lettori. Non riesco a farvi vedere tutti, vado velocissima. Manuela, puoi recuperare la live sul canale YouTube. E io ringrazio tutti quanti quelli che ci hanno fatto compagnia. Ciao a Siete tutti, ragazzi. stati meravigliosi. Un saluto a Ciao, tutti e ci grazie. vediamo tra Ciao, due buona venerdì. serata. Ricordo soltanto che tra due venerdì abbiamo un ospite molto particolare e sono certa che non vorrete mancare. Per la live del 19 marzo 2021 avremo l'insegnante professionale di Shibari e Kimbaku, Davide La Greca, detto maestro BD, per cui parleremo di questo interessantissimo e intrigante argomento dalle 18 fino alle 19:30 con il maestro qui con noi. Io vi aspetto tra 2 settimane e nel frattempo buon weekend a tutti. Ciao. Ciao! Ciao a tutti, buon Ciao. weekend.